Oggi è un gran giorno per l'università. Beh sì, l'Open Day per noi rappresenta una giornata importante perché è il primo approccio con gli studenti e gli studenti si avviano oggi in un percorso formativo serio e impegnativo in cui hanno diciamo, delle grosse responsabilità, responsabilità nei confronti in primis diciamo, di se stessi in quanto devono investire in quelle che sono diciamo, le energie migliori della loro vita, quindi sono nel pieno delle energie fisiche, psichiche e sociali. Poi hanno una responsabilità nei confronti della società, in quanto rappresentano diciamo, il futuro del paese, e infine hanno una responsabilità nei confronti delle loro famiglie che le sostengono economicamente. Dottoressa Moscatelli, come direttore generale, che cosa può consigliare agli studenti? Gli studenti sicuramente devono impegnarsi perché la vita diciamo, non garantisce un futuro con scorciatoie e l'impegno e il sacrificio è essenziale. Il consiglio che do io è sicuramente un'esperienza all'estero che serve per completare il bagaglio di competenze che acquisiscono diciamo, nel corso del percorso formativo. L'approccio con l'estero è importante affinché noi possiamo poi preparare dei professionisti bravi per il futuro, capaci di relazionarsi non solo in Italia ma anche appunto all'estero. Perché è importante per un ragazzo che finisce la scuola secondaria iscriversi all'università in questo momento di crisi del lavoro? È proprio perché c'è la crisi del lavoro, la competizione si è fatta più dura. E quindi bisogna che i ragazzi per entrare nel mondo del lavoro in tutti i campi siano forse più preparati di prima, più maturi di prima soprattutto. E l'università forse è proprio il tempo della vera maturazione, perché l'esame della licenza si chiama esame di maturità, ma molti studenti ancora devono maturare e l'università offre questa possibilità perché lì produce, fornisce tanti stimoli e soprattutto implica un modo di studiare diverso, un modo di studiare più maturo in cui i ragazzi fanno da sé e studiano perché vogliono farlo, perché capiscono che è una cosa bella, è una cosa appassionante e se no non vanno avanti, se non capiscono questo. Lei è il professor Alberto Beretta Guissola e sono qui per questo Open Day perché rappresento il rettore in quanto decano. Io sono, ahimè, il professore più anziano di ruolo, insomma, di servizio, e quindi tocca a me in questa sede vacante, perché il magnifico rettore Mancini, bravissimo, è talmente bravo che prima l'hanno nominato presidente della conferenza dei rettori, poi adesso è addirittura diventato capo del dipartimento dell'università e allora si è dovuto dimettere, quindi tocca a me. Abbiamo chiesto quanto sentirete la sua mancanza. Speriamo che il nuovo sia ancora più bravo. Ma il suo nome è un nome che è legato a un autore francese, Proust, se non sbaglio. Io ho studiato molto Proust fin dalla laurea e per tutto diciamo la mia carriera universitaria sono sempre ritornato su questo argomento, per il quale sono appunto ho avuto abbastanza parecchie soddisfazioni e poi naturalmente non soltanto Proust ma anche tante altre, comunque letteratura francese. E quindi i ragazzi incontreranno lei? I ragazzi che fanno letteratura francese incontreranno me e oggi sono qui per introdurre un po' i lavori della giornata. In bocca al lupo ragazzi. Mi pare molto simpatico. Grazie, grazie.